vivevi in un abbaino. Per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che ha nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Questo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, vista di una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. O extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia. O extraterrestre vieni a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extraterrestre portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. La
Grazie a tutti, grazie. Grazie. Eugenio Finardi! Grazie.